Buonasera amici, questa sera voglio rompere il gioco con la calma, spaccare i culi. Allora, ho giusto sbloccato Bethany, tra l'altro. Io posso fare questa cosa qui. More option, less room. Con tutti i personaggi bloccati, naturalmente, tranne Isacco. Questo qui è la modalità che si sblocca una volta finito il gioco. Anche senza finirlo, finirlo. Si sblocca con la chiave rossa. Però direi di partire con una rannetta normale, con Isacco. Quindi partiamo con Isacco normale, via. Obiettivo della run, boss finalissimo. Io sono 3 giorni che gioco solo incessantemente tutto il giorno Isaac, ma non sono mai migliorato, pensate. Secondo me lì ci trovo una bomba dentro. Dai, aia. Aia! Chissà se c'è qualcuno che al giorno d'oggi non conosce che gioco, che tipo di gioco è Isaac. Mi metto comodo perché sennò qui non si gioca bene. Confesso io. Allora ve lo provo a spiegare cos'è. Isaac è un roguelike, ossia io inizio la partita, vado avanti, andando avanti mi potenzio sempre di più fino ad arrivare alla fine. Una volta finita la run, lo ricomincio. Naturalmente, ogni run che faccio si sbloccano delle cose, si sbloccano nuovi oggetti, perché ci sono una miriade di oggetti in Isaac. Si sbloccano una miriade di oggetti che poi nelle run successive puoi trovare, quindi potenziarti in maniere diverse e in maniere ancora più rotte. E ci sono diversi finali, diversi modi di finire il gioco, diversi personaggi, è sempre diverso, praticamente ogni volta che si ricomincia è sempre diverso. Una chiavina. E abbiamo qua. Vaffanculo voi, merde. Andiamo a vedere che oggetto c'è in questo piano. Allora, è un rasoio che gira intorno a me questo. E fa danno a contatto, dando anche sanguinamento. Mi para anche le lacrime che mi vengono addosso, sapete? Non mi pare pari le lacrime. Vedo un po' di gente che dice che non para le lacrime. Io lo rerollo, mi sa allora. Questo non è male. Scusa, non c'era scritto HP up? C'ho 3 cuori ancora. E mi ha dato i cuori Soul Art. Ma che cazzo vuol dire HP up con i cuori blu? Non mi scrivere HP up. Infame. Sono in disappunto. Quello lo voglio molto, porca miseria. Quello non è quello che mi fa i lacrimoni di poliuretano espanso. Eh sì, è il. Blablabla. Dobbiamo trovare solo dei gran tier sap per caricarlo più velocemente. Sbralala. Payment received, la lingua di Giuda, che fa? Tutti i patti costano un cuore? Ah, fico! Buono, buono, non è Mario. Però purtroppo non ce l'ho il patto adesso perché ho preso i danni da scemo di merda. Blah, blah. Aia, pure. Allora, l'avrei con piacere rerollato, però. Non se può fa' e ce lo teniamo. In realtà non è male avere un minion che spara con l'homing mentre io carico. Che schifo, mamma mia, che monnezza. No, fanculo. Andiamo a rerollare quella meuda. L'oggetto nella treasure, praticamente c'ho sta rotella, sta trottola che mi gira intorno a me ed è inattivabile. Se tengo premuto gira più veloce e non me ne frega veramente un pene. Per adesso la lasciamo qua. Ci dà 5 bombe e l'esplosione della bomba più grande, però sinceramente non è un chissà che oggettone. Dobbiamo essere forti, dobbiamo essere impestati in questa run. Cosa cazzo fa quella borsetta? Sempre che sia una borsetta. Sono batterie. Allora mi conviene andare a fare il boss, poi dopo pensare al resto. Andatevene via. Allora. Uno è il PhD, quello del cacchio, ma questo qua invece crea dei buchi di culo per terra. Prenderei il primo. Il primo è orrimo, è vero. Il primo è orrimo, noi lo prendiamo. Poi vado a rerollare le altre robe. Allora, questo qui mi dà la cap, semplicemente. Dà anche un soul art, ma me ne sbatto di un soul art. Lo rerollo. 7 monete random. Guarda, vabbè, lo prendiamo sperando le dia tutte d'argento. Peccato. Ok,
abbiamo un po' di rerolli. Scusate la lentezza, ma qua si fa. Questo non è quello d'oro, però. Che cazzo fa questo? È buono? Danno e knockback. Ostia. Concussive tears. Ah, sono quelle che rincoglioniscono. Allora, rerollo. Buono. Non è male questo. Dite che c'è la treasure qui sotto? Potrebbe essere. No, è di qua, eh. La treasure, scusate, la secret. Non c'ho più niente da rerollare. Ma questo era il primo piano, era ancora? No, era il secondo, era. Non Mario. Quanta merda c'è qui dentro. Ma stronzo. Ah, stronzi! Ah! E banculo. Bello, comodo. E apriti, sedano! Tazzamagna, ma dove ho sparato? Servono dei soul art che prendo troppi danni. Io sono tank, non. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio! Questi mi fanno una paura puttanesca. Vaffano. Ah, grazie. Stavo chiedendo. Oh no, un dado! Che dado sarà? Il 2, che fa il 2? L'effetto del diventi. Ma io ti chiedo, che fa il diventi? Non lo so. Rerolla tutti gli oggetti nella stanza. Oh no. E che cazzo c'è rimasto? Vabbè, dai. Facciamolo. Il callo può essere usato per andare a prendere gli oggetti lì, volendo. Allora, io comunque lo prendo. Lo uso. E potrei anche tentare di ricaricarlo per farmarmi un po' di cuori neri. Poi venire a tornare a riprendermi il reroll all'evenienza. Te. Arca puttana! Oh merda. Aia. Aia, ma sono proprio pirla. Allora, adesso se vado a prendere la piccola batteria, posso intanto darmi un altro cuore nero. E a fare le robe con calma, ben studiate, molto tattiche. Se ne fanno, eh. Se ne facciamo così. Voilà. Riprendiamoci il reroll e possiamo rerollare questo. Ah. Siamo diventati anche The Librarian. E vabbè, tanto non possiamo. No, non è vero, c'è una batteria nel negozio. Vabbè, che questo qui non è male. Mi spawna le moschine, mi spawna. Però la prendo che magari rerollo al boss. Dovrebbe essere che ogni lacrima su 6 che colpisce il nemico ha la chance di creare una mosca. Ah, minchia. Io che sparo gli sbrodoloni è comodo. Vaffanculo. Ma che? Perché costa un cuore? Perché hai usato prima il libro. A quello che mi dai cuori malvagi. Fa sto cazzo di effetto adesso. Tutti costeranno un cuore. Ma. No. Mi sparo nelle balle. Eh sì, che un altro orbitale, porco. Dai, vaffanculo. Lo prendo. Due chiavi. Per l'humbling bundling. Non siamo malissimo. Allora, per adesso il negozio rimane qua. Anzi, ci andiamo perché tanto abbiamo un botto di chiavi. Oh merda! Abbiamo la maledizione del secco! Non me ne ero accorto! Ah, come me l'hai schivata? Pezzo di merda! Ah, oltre ad aversi dato un soul alert, che cazzo ha fatto la testa d'uovo qui? Oltre il più uno potrebbe proteggerti dal danno. Hai la probabilità di deviare i proiettili. Cosa faccio? Lo vado a prendere quello nel negozio. Faccio il coraggioso? No. Non sono. Vado e li teniamo per il prossimo piano. Allora. Ma dai, non mi ha dato il patto, sono col 72%, ma che sfiga. HP up and damage up. Andiamo avanti, va. Non sono cotardo.
Sono uno stratega. Un fine stratega. Perché l'ho presa, maledetta a me? Potevo rerollarlo, potevo. Invece sono un pezzo di merda. Vorrei entrare anche qui. Che mi servissi solo i cuori rossi. Ma che cazzo allora? Le hanno baffate le cursed. Ne è valso lo stonks. Ne è valso, amici. C'è un botto di monete. Dov'è lo shop? Dammelo ora. Tutto. Maria. L'ho preso 7 volte sti giorni questo. Eppure continuo a non ricordarmi che cacchio fa. È un Rotten Tomato? Non dovete dirmi cos'è esteticamente. Quello ci arrivo anche io. Cosa fa? Ti valuta i film che guardi, sì. Marchi gli altri nemici e possono essere colpiti dagli altri nemici. Secondo me c'è di meglio. Rerollo, mi capita un fagiolo, sì. Dead. Questo è un attivabile, però. È un bait, no? Era meglio killarlo prima. La lampadina, questa qui mi buffa. Cioè, c'ho la carica completa. Quello lì, il 15, lo prendo. Perché ci dà more option. Che non è male con anche il rerollo. Prendiamo anche questo, ma sì, chiaviamo. Prendiamo un attimo anche questo. Che schifo. Ma va, che mi sta piacendo questa build. È venuta fuori una bella build. Non è troppo overpower. Guarda come si sono infilati tutti dentro il bus. Ma che bastardi, de merda proprio, eh. Oh! Secondo me qua c'è la super secret. No. Oh my god. C'è una tinted, l'ho vista, è buchi di culo. Prima di rerollare la treasure volevo vedere quanto mi dà il trinket. Ha tutto baffa. Non è male, solo che io non lo terrò mai troppo attivo. All stats up. The stars are calling. Che cazzo ho sbloccato? Il planetario. Ho sbloccato le stanze quelle belle? Quelle con i nuovi segni? Allora, andiamo prima a fare il boss, poi ci pensiamo se prendere l'attivabile lì. Siamo decentemente fortissimi. Allora, quello a sinistra è un altro buddy che spara le lacrimine, però non so se mi interessa più di tanto. Porca puttana, c'è Krampus. Dammi il sassolino, Krampus, non voglio saperne niente, eh. Ma mi ha dato la sua testa di cazzo, mi ha dato. Allora, dicevo, nella scatola dentro ci trovo semplicemente oggetti. Che faccio? La prendo? O mi butto un ennesimo minion? È che quello lì fa cagare come minion, non mi piace troppo. Minion rallenta i nemici, sì. Mi fido. Allora, qui trovassimo una carta che ci teletrasporta, qualsiasi cosa che ci teletrasporta, potremmo andare a fare il... Avete capito cosa intendo? Sì. Intanto uso The Ward, così abbiamo tutta la mappa aperta. Iniziamo l'esplorazione. Non abbiamo i cuori. Noi avevamo 4 cuori. Oh, che culo. Avevamo 4 cuori rossi e un soul art pieno. Ecco, questa. No, quello lì è Bob's Brains. Non è Bob. È quello che attacca le caccole. È Poison Tears. Vai, vai. L'altro invece che cazzo, come si prende quello? Con l'oggetto scaletta. Ma che cazzo però? Oh. Orca miseria. Dai, patto di sa... No, niente. Dovevamo vedere se c'era un Tinted Skull. Eccolo qui. The Fool. Questa ce la teniamo nella saccoccetta. Tanto carino. Cosa farà questo? Adesso, cioè, adesso sono tutto molto eccitato, tutto molto... lo voglio subito, wow! Però cosa... se mi fa... eh? Sono nel planetarium, esatto. E questi sono i segni dei pianeti. Immagino sia tipo un Saturno. Magari mi dà... lo prendo. Radiant Victory! E che mi fece? Attiva The Sun dopo aver sconfitto il boss. Dai, ci può stare. Adesso è un po' tardi, ora... Ma ci può stare.
Revenge Fly, ma fa schifo Revenge Fly. Non revengia un cazzo, non revengia. Però io ho già due mosche. Mi fa diventare... No, non me lo fa diventare Lord of the Fly, questo, vero? Sai che forse sì? Come fa schifo, togli un sacco. Ma non si appiccica niente, mi sa che l'ha nerfata. Ok, siamo... pippi duri. Diamogli queste cazzo di chiavi, va. Oh, ma cacami fuori qualcosa, però. Oh! Oh! Ragazzi! Non Mario. Però cacami fuori... Ah, più mosche ne vogliamo? Facciamo anche fare un po' di investimento qua, eh. Oh, avidi bastardi! Ma sti cazzoni. Cioè, teniamo 15 poi per lo shop. Ottimo. Ma il reroll per il sacchettino? Che cazzo mi rerolla? Mi rerolla il sacchetto, mi rerolla. No, mi ha rerollato un cazzo, mi ha rerollato. È vero che con Lords of the Flies ho anche tutte le moschine amiche. E vaffanculo. Mi serviva il negozio! E gli Steam Sale, mo! Da mamma, lo... Potevo rerollarlo. Perché sono un imbecille, ragazzi? Perché? Sono uno stratega. Un fine stratega. Secondo me, qui c'è una super secret. Qua, forse, dai. Ma li mortacci, tu, wow. Adesso moriamo da mamma, gran figura of shit. Buonasera. Allora, prendiamo il negativo, perché tanto non ce ne frega un cazzo. Andiamo qua dentro. Oh, i mortacci tua. T'ho appena ammazzato, levati. Cosa fa questo? Questo non l'ho mai visto, è nuovo. Build your rage. Ma non me ne frega un cazzo. Ah, un nemico ucciso nella stanza? Quello che uccide un nemico aumenta il danno. Ma per tutto il piano, per quella stanza, immagino. Solo che io adesso appunto ad arrivare al boss finale... Che non potrebbe essere male in realtà. Se arrivo a quello finale finale. Però potrei rerollare e beccarmi qualcosa di meglio. Mi fido di te, mi fido. E... Fium. Andiamo a prendere prima il cuore. E ci leviamo dalle palle. Perché mettiamo la fotografia che abbiamo appena preso qui. E andiamo. Se ci arriviamo, perché non è detto di arrivarci. Mausoleum. Marmortacci tua, ma chi si ricordava? Prendiamo tutto qua, per fortuna che voliamo. Non è male, tier shot e speed up. I frustarielli. Oh my god. E fatti inne, va? Ma che bastardata questa, oh. E vabbè. Utile in questo piano, bumbo, eh. Cos'è il dentone nero? È più forte il punto di domanda. Posso rerollarli, comunque. Alito che avvelena i nemici. Ah, è quello che mi fa l'aura intorno verde? Ma non me ne frega veramente nulla. Ice baby, ragazzi. Questo non è male. Che è? Oh, questi mi tirano le pettini. Aia. E mori. Dai, moschine, ammazzatelo. Grazie. No, qui è pericoloso beccarsi champion, mo. Quello lì dà damage up, ma ti fa spawnare più champion. Quindi io aspetterei e rirollerei. E qui troverò delle robe incredibili. Adesso. Dai, ma io volevo una stanza per ricaricarmi il merda di oggetto. Ma abbiamo fatto tutte le stanze. Ma che sfiga di merda.
E che rerollerei l'altro, però, scusami. Ma che mi tira il culo prendere la batteria per... te lo ricarichi col boss? No, non c'è il boss, ragazzi. È la corsa, mi tira il culo andare nella corsa per perdere i soul art. Vabbè, guarda. Andiamo, va. Track. Ahia! Attenzione. Allora, vai. Qua non c'è niente da fare, in teoria. Dobbiamo solo andare, che c'ho veramente... C'ho pochi cuori, purtroppo, quindi non so se ce la farò. Beh, il danno comunque va su con Rage the Penis lì, eh. No, non spostare. Ah, bene. Non speed. Potevo stare fermo e rerollarla. No, in realtà un po' di speed non mi fa cacare. Andiamo. Le monete a Bumbo! E che non me ne frega molto di Bumbo. Tutto il livello è il contrario, devo rifare ora, sì. Ma tanto non c'è niente da esplorare, quindi si va abbastanza di sveltone proprio. Questo è brutto, eh. Ah, mi è diventato amico anche lui? Dovevo fottere gli altri via. Consume the enemy. Ma teniamocela, tanto un altro non ci serve più a niente. Oh my god. Un Eternal! No, il boss finale non l'ho mai battuto, ragazzi. Ma è vero che sono mie. The Fool. Non ci interessa. Vai, vai. Aspetta, Bumbo, prendi quella merda. Vai. Serve difesa, eh. Oh, dammi sto sacchetto, che lo inseguo da mezz'ora. Bumbo, prendili. Così almeno non vola più e al boss finale è inutile, va bene? Oh. Rotten Penny. Che lei? Oh, queste moscone. Queste moscone, tutte mie. Oh, no, tu no. Non sei una moscona, mi fai schifo. E mi stai rubando tutte le mosche. Ah, grazie. Continuo giù, sarà giù. Eccolo qua. Ci siamo, eh? Siamo alla fine. Ma che paura. Oh. Giusiamo. Allora. Bella merca. Questa qui è la casa di Isaac. E questa è la camera di sua madre. Che schifo. Bella merda, peggio di prima. E vabbè, lo prendiamo. Bene, abbiamo dormito nel lettone, andiamo a fare il caccone, quindi. Proviamolo. Dogma. Allora, è vero che io ho abbastanza protezione dalle lacrime, oltre a fare sti vorticioni belli potenti. Questi non li proteggo. Mortacci tua. Ok, prima fase andeta. Ma se io faccio così lo fiaro? Sì. Ma non gliene frega granché. E lo sapevo. Scusatemi se sono concentratissimo, ma capite anche voi che sono concentratissimo. Mortacci tua. E fermiti. Ok. Non è finito. Bumbo è stato essenziale, ma ora lo sarà ancora di più. L'audio è basso qua, lo volevo più alto. È la prima volta che lo faccio qui, l'ho già visto. Vi è qua.
Le mosche sono mie? Me le dai a me? Ok, è andato. No, fa male la lava, ma che dolore! Non lo sapevo! Ma tra l'altro non c'ho neanche le stats a sinistra. Bestia. Scusate, eh? Ma la concentrazione è troppa. Ok, l'ultimo cavaliero. E ho preso un danno a cazzo. Ma porca puttana. Qui mi inculano i miei stessi vortici. Sochmel. Aia! Un buco di culo. Che bella è la canzone, tra l'altro. L'ho ucciso? Aia, no, non è vero! Madonna, c'ho la tachicardissima. Una rana abbiamo fatto. Godiamoci la cutscene. As he rose, he felt his fears drop from his body. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Questa è la roba più figa. Che tutta la narrazione di tutto il tempo. Isaac and his parents lived. Tutta la narrazione è la cazzo in questa è quella dell'inizio. È il padre. È fighissima sta roba. Faticona, eh? Però abbiamo fatto una run e basta. È stato un faticone, ma è stata una run, una live perfetta. È stata veramente figa. Ciao belli. Un salutone a tutti. Grazie ancora per essere stati qua.